Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e da Giampaolo Del Bianco e benvenuti a questa nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Ciao Giampi, buon anno! Ciao, buon anno Fabio, buon anno davvero di cuore a te e a tutti coloro che ci ascoltano sempre con calore. E come l'hai iniziato l'anno? L'ho iniziato bene e penso che oggi andrà ancora meglio. Assolutamente sì, perché oggi ci è tornata a trovare una ospite davvero speciale e davvero graditissima in tutti i sensi e in tutti i modi, per cui fra poco ve la presenteremo e inizieremo una bella chiacchierata con lei. Come al solito io ricordo a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono, ci guardano anche su YouTube, di iscriversi ai nostri canali, quindi a YouTube, al canale Telegram, al gruppo Facebook, per rimanere sempre aggiornati sulle nostre nuove puntate, sulle nuove uscite e per tenerci sempre più compagnia e farsi tenere più compagnia possibile anche da parte nostra. Oramai abbiamo superato le 100 puntate, quindi di compagnia ne abbiamo già tenuta parecchia e continuate sempre a seguirci spargendo anche la voce tra i vostri parenti, amici, conoscenti, tutti coloro che pensate che potrebbero avere magari un minimo di ispirazione, no, Giampi, dalle nostre chiacchierate. Sì, più siamo meglio, veniteci a trovare in tanti e noi siamo contenti. Assolutamente. E ora, tornando all'ospite di oggi, ho detto prima che ci è tornata a trovare perché c'era già venuta a trovare quando ancora le puntate andavano solo in audio e non c'erano le versioni video su YouTube. Oggi invece ce l'abbiamo anche in video. Lei è un'attrice, o è stata un'attrice doppiatrice molto conosciuta in Italia, non ha del tutto abbandonato le sue grandissime doti artistiche perché ora si dedica a tantissime attività, in particolare alla scrittura e non solo, perché poi si dedica anche alle arti visive, anzi poi vi consiglieremo il suo sito che è sempre molto bello da vedere. E allora le diamo il benvenuto, Liu Bosisio. Ciao Liu. Ciao, ciao Fabio. Ciao Giampi. Come state? Ciao Liu. Mi parete in forma? Molto bene e contentissimi che tu sia qui. Grazie, sono contenta anch'io. Buongiorno a tutti, salve a tutti. Vi faccio tanti auguri di un anno un pochino più felice di quello che è stato precedentemente. Il 22 ha continuato a portare un po' qualche rognetta, speriamo nel 23, ragazzi. Il sì, 23 dai. Poi, mi sa, il mio paese il 23 era un numero particolare, no? Che stava a significare il sederino, il culetto 23, quindi chissà mai che ci porti buono, no? Il 23. Comunque Errata Corrige, Fabio, Errata Corrige, il sito non ce l'ho più. Ah, non ce l'hai più. No, l'ho disfatto perché ormai non veniva, mi venivano i cinesi, perché come Liu, Liu è un cognome, tra l'altro un cognome cinese, per cui venivano solo i cinesi. Gli italiani ormai con Facebook, con metti le fotografie, metti questo, non c'è più bisogno del sito, no? E quindi ti poi cercano nel su sito, Facebook. Sì, ma poi è cambiata proprio la filosofia, secondo me. Perché è vero. Prima ti soffermavi, ti entravi in un sito, eri incuriosito, andavi per i corridoi, nelle varie stanze a guardare. Adesso hanno tutti premura, no? Vengono, danno un'occhiatina,
al massimo ti dicono ciao, un cuoricino e via andare. Chissà dove devono correre, ma dove correte, gente? Ma dove correte? Io, dal canto mio, me ne sto tranquilla, seduta nel mio angolino, nella mia casina. Eccomi qua. Ragazzi, questo mese ne faccio 8-7. 87, udite. Ecco, io non volevo dirlo, però in effetti ogni volta che sento parlare Liu, soprattutto di tecnologia, di internet, eccetera, mi dico, ma non è possibile che abbia quasi 87 anni questa donna. E invece, ma non li dimostri, questo lo ma possiamo dire. Però donna sono rimasta, non... Cioè, la vita non ha fatto di me un soldato sicuramente, alle volte tiro fuori la sciaboletta, ma insomma mi cade sempre, quasi sempre per terra. E sono una, per certi versi, una sconfitta, sono nata sconfitta, o sono cresciuta sempre a furia di essere sconfitta, e poi adesso ogni tanto qualche tiro di fioretto mi va a segno, bravo. E meno male, insomma. Ma le sconfitte, hai detto giustamente, sono cresciuta a forza di sconfitte, no Giampaolo? Alla fine, le sconfitte servono per crescere, no? Sì, se uno ha l'intelligenza per farne tesoro, non sempre ci capita. Abbiamo davanti una donna che secondo me ne ha saputo fare tesoro veramente. Già, ma sai, io sono... Non sono una, io sono due, tre, quattro. Io sono Luisella, sono Adua, a suo tempo sono stata Adua, Luisella, Lella, Biscotto, Bambi. E poi Liu, alla fine Liu è la Cicci. È la Cicci. E quindi io ho questi supporti, no? Quando sono stanca di vivere io salta fuori uno di questi, soprattutto la Cicci, e mi aiuta, no? E vive lei al posto mio. E quindi... Ecco, non a tutti succede, no? A proposito della Cicci, io prima ho detto che tu oramai ti dedichi alla scrittura, quasi in toto, sì, alla scrittura, e il tuo più recente, la tua più recente pubblicazione che si intitola Bambole in cortile, parla proprio della Cicci, no? Sì. Sì, sì, è lei che parla, è lei che scrive, è lei che si racconta, in terza persona, perché la mano della penna la reggevo io, e quindi è in terza persona, però è lei che parla, è lei che ha tirato fuori tutte le sue, i suoi passati tormenti. E... Sai, riflettevo su una cosa, sulla memoria, perché tutti ricordiamo solamente di più, e sono presenti di più i dolori, non inferti ma sofferti. Cioè, se noi abbiamo procurato una botta in testa a qualcuno, magari la dimentichiamo, ma non dimentichiamo la botta che abbiamo ricevuto noi. E quindi, guardando indietro, poi ti ritrovi che i ricordi di felicità, forse perché la felicità è un attimo solo, forse per quello, mentre il dolore dura più a lungo. Forse questa è la ragione per cui si ricordano solo le malinconie, le tristezze, e che ci segnano poi, no? Ce le portiamo dietro, sono delle cicatrici che non quasi mai rimarranno, quasi mai. Senti, Liu, quindi... io volevo chiederti una cosa proprio però a proposito di questo. Sì. Alla tua età, non voglio ripeterla ulteriormente perché insomma, però alla tua età. Perché no? 87, ripeti, 87. 87. Bravo. Com'è scrivere un libro su di te bambina, sui ricordi di quando eri bambina, il tornare indietro di così tanti anni a ricordi che, come dici tu, magari possono essere per la maggior parte brutti, perché sono quelli che ti lasciano di più il segno, eccetera. Ma com'è un viaggio che è iniziato, diciamo così, quando hai iniziato a scrivere il libro, o sono ricordi che hanno sempre perdurato nella tua vita? Sì, sì, sono sempre ricordi presenti. Io ho inveito anche contro questa sfortuna di avere questo bagaglio,
Comunque, ad esempio, in questo caso, ci ho già parlato in altre occasioni della Cicci che sempre mi accompagna, la bambina che tutti, o il bambino che tutti noi abbiamo dentro e che gli impediamo sempre di uscire. Io invece trovo conforto a farla uscire, magari accendo la radio e lei balla con le gambe mie, ma è lei, no? Oppure tira i cuscini, oppure piange, si lamenta e ricorda quello che è, me lo racconta, io lo scrivo. Ma siamo tutt'uno, siamo una cosa sola, però esiste anche questo dualismo, no? Io consiglio a tutti di conservarsi il bambino che era, che possiamo tirar fuori al momento giusto. È molto importante. Molto importante perché ci serve anche come veicolo per il dolore, no? Per tirarlo fuori. Ti pare? Che dici, Giampi? Io sono assolutamente d'accordo, non potrei non esserlo. D'altronde, da sempre la scrittura è uno strumento anche terapeutico, no? È usatissimo. Sicuramente, sì, sicuramente. Ma poi ho letto da qualche parte, ho ascoltato ultimamente uno scrittore che diceva: ma quasi sempre lo scrittore è, vuole o non vuole, è autobiografico, c'è sempre qualcosa di lui dentro, di personale, no? Cioè, anche se magari io raccontassi, non sono capace, ma se raccontassi una favola di una principessa che ha perduto il suo amore, quando racconto il suo pianto, in realtà racconto il mio di pianto, perché quello conosco. Io non conosco come piange una principessa, conosco come piango io. Quindi se io le attribuisco un pianto, le attribuisco il mio pianto, il mio dolore, capito? Pure in una favola. O così vale per la gioia, no? E quindi, o la speranza, o c'è sempre qualcosa dell'autore, di autobiografico dentro. Secondo me e secondo anche altri pareri, a quanto ho sentito. E invece che vi dici invece dell'attore? C'è dell'autobiografico anche nell'attore? Ma l'attore è un prestanome, secondo me, è un veicolo. L'attore deve ti devi dimenticare di chi sei, devi assumere le sembianze del personaggio che hai tra le mani, te lo devi far entrare dentro, devi assumere la stessa linea di pensiero e di condotta, lo stesso modo come gestisce una fioraia rispetto a un clochard o rispetto a un impiegato statale. E come cammina un commendatore rispetto a un ragazzino in un vicolo. Quindi tu devi capire chi è quel personaggio e abbracciarlo in toto, camminare come camminerebbe lui, gestire come gestirebbe lui, eccetera. In quanto ai sentimenti, ecco lì entra in ballo, secondo me, perlomeno per me, la persona, e non ti dico l'attore, la persona che sta interpretando. Fa un tuffo dentro di sé e se deve rappresentare magari il dolore, se non si ricorda che cos'è, va a ricordarsi il suo e lo porta a galla e lo mette in bocca al personaggio. Almeno così è per me. Poi non so se gli altri invece usano la finzione in toto, eccetera, non lo so. Un pianto simulato ci si accorge sempre che è simulato. Se vuoi io adesso mi metto a piangere in questo momento, tu dici ma come sei brava, ma è una simulazione. Perché in questo momento, grazie a Dio, non ho un perché piangere, no? Ti pare? Certo. E riconosceresti il pianto, quello reale, da quello finto, provvisorio, che viene là, insomma. Quindi sull'attore ti ho detto tutto. L'attore è solo un tramite, è un mestolo per versare la minestra, non so come dire. Se mi sentono degli attori mi odieranno in questo momento, perché a loro piace sentirsi artisti, io invece mi sento un'artigiana al di più, no? O un momento, una brava artigiana, ma un'artigiana. Cioè un buon falegname è quello che ti forgia il legno, no? Che ti costruisce, ma se il legno non è buono, se non c'è la base, se non c'è chi ha scritto il testo, e anche la regia, che cosa fa il falegname? Ti fa magari la scodellina, ti fa magari la seggiolina, ma non ti fa niente veramente di creativo, no?
E così è l'attore, è un tramite. C'è la parola del... Difatti, sai che cosa uso io? Quando mi capitava un testo, vedevo l'autore, andavo per prima cosa a leggermi che vita aveva fatto, come aveva vissuto, e chiedermi perché l'avesse scritto. Quindi c'erano i suoi sentimenti, i sentimenti dell'autore. E poi c'erano i sentimenti che l'autore metteva nel personaggio. Poi passa nelle mani della regia, che a sua volta tiene conto di questo, ma mette anche i propri sentimenti. Poi alla fine arriva a noi, che dobbiamo rappresentarlo. Ed ecco che io, ad esempio, tiro fuori da me, dal profondo, i miei sentimenti e li accollo lì. Però sempre in quella misura, in quella circonferenza. Capisci? Tenendo dritto il diametro e camminando su quello, senza uscire. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Assolutamente sì. Anche se mi ha molto colpito appunto quando hai detto che l'attore è un tramite, però, come dire, quando entrano invece in ballo i sentimenti... C'è qualcosa di tuo dentro, c'è certo. C'è qualcosa di tuo, no? Perché non puoi fingere. E poi ci sono gli attori tipo Poli, Paolo Poli, per certi versi anche Proietti, eccetera, che... ne potrei citare altri, ma che sono sempre loro, cioè sono loro che raccontano il personaggio, non Sordi ad esempio. Sordi è sempre Sordi in qualunque film fa, la faccia è quella, il modo di parlare è quello, però lui racconta il vigile, racconta lo sfigato, racconta il vitellone, racconta, è una recitazione un po' epica, perché viene raccontata, non viene vissuta. In quel momento Sordi non è il vitellone, rappresenta il vitellone, ma non lo è. Mentre c'era un attore del passato che era genovese, mi piaceva tanto, Govi, lui riusciva proprio, aveva una maschera incredibile che cambiava di volta in volta a seconda del personaggio, ma lui si calava proprio. Ora era l'arido, un altro Mario Scaccia ad esempio, ora era re e ci credevi, ora era l'ebreo che della dodicesima notte, e ora era il magister del candelaio, e ogni volta con una diverso, quasi non lo riconoscevi, no? Quando l'attore lo riconosci troppo, perché lui come presenza sua è troppo presente, no? È troppo fisico, trapela troppo, trapela al punto da scavalcare il personaggio. Ecco, io non sono d'accordo con questa cosa qua. Che poi forse il mio è il metodo Stanislavski, non lo so, ma io non è che ho studiato Stanislavski, per me, a me viene naturale così. Sì, mi viene da naturale chiederti degli attori, diciamo, di oggi. Me lo fai un esempio di quelli che invece ti piacciono? Uno solo? Ce ne sono due o tre, ma Locascio. Locascio. Quell'altro come si chiama? Io mi dimentico i nomi, poi posso anche chiedere perdono, ma insomma, 87 sono 86. Mi dimentico dei nomi. Come si chiama quello che ha sposato quella, stava a Parigi, che ha sposato quella modella? Stefano Accorsi. Stefano Accorsi. A Stefano Accorsi mi piace. E poi probabilmente ce n'è altri che in questo momento non ricordo. Ah, e poi c'è un'attrice che mi adoro, ha un nome tedesco, non lo so, la Schwarzen, Alba. Rothwecker. Alba Rothwecker. C'è un nome così, che ha la sorella che fa la regia, ecco, sì. Lei mi piace immensamente. Non ce l'ho presente. E lei è una che si trasforma, pur con la sua faccetta, la sua magrezza, eppure si trasforma. E che se mi permetti, lui ricorda tantissimo tua alla sua età, come modo di interpretare, di fare cinema, secondo me. Sai che non ho capito quello che mi hai detto? Dicevo, a me ricorda molto te alla sua età.
Ah, non lo so, no, no, sì, forse, non lo so, ma lei ha un peso drammatico che forse io allora nascondevo, lei invece ce l'ha e ce l'ha. E che però Tu per vedi lei lei e dici, sempre. tu le vedi lei e dici, questo film è una cosa seria, capisci? È Però il tuo peso importantissimo. drammatico è pure lasciato trasparire sempre tanto, eh? Io. Eh beh, ma ci vuole un po' di finezza per coglierlo, sai? Ci vuole finezza da parte di chi guarda per coglierlo, se no pensa solo alla buffoncella, alla comicarola. In effetti non è così, non è la mia natura. Quindi. No, tu, secondo me, sei stata amatissima dal pubblico perché anche negli episodi cinematografici che sembravano più leggeri, riuscivi a trasmettere la drammaticità del personaggio in un modo commovente. Io non lo so, poi io non mi guardo mai perché non mi saprei giudicare, o meglio, mi giudicherei sempre insufficiente, capito? Per cui ho deciso di non andare più a vedere, di non andarmi più a vedere né a sentire perché trovo mille difetti. Comincio a dire, ma qui avrei potuto fare così invece che cos'ha? Ma perché hai guardato di lì invece che, capito? Però il pubblico sì, mi ha amato molto, forse perché sentiva che io lo amavo tanto. C'era un. Io ho provato a stare la magia del palcoscenico a crearmi, l'ha fatto Celentano poi, a crearmi una pausa non prescritta per godere dell'attenzione del pubblico e non fiatavo una mosca aspettando la parola che veniva dopo, capite? E questo è molto importante. Se tu senti un attore recitare i colpi di tosse, qualcuno che si alza, lo scricchiolio della sedia, vuol dire che non è ascoltato. Vuol dire che non prende, che non è magico, che non c'è la liaison fra lui e il pubblico, capito? Senti, Capito? volevo tornare un attimo al libro perché ci tengo molto, che ha un titolo estremamente poetico. Volevo chiederti se è nato con questo titolo, se il titolo è venuto, è stato partorito dopo, se ha Le sempre. bambole, Se, bambole in cortile? sì. E dunque, quella è una storia vecchia, perché io ho scritto tutta questa cosa, però sapevo che volevo illustrarla e avrei potuto illustrarla anch'io, perché la Cici la disegno moltissime volte, però poi mi sono ricordata di mio marito, mio primo marito era un pittore e aveva fatto delle tavole, 11 tavole, sul zinco. Per fare una stampa, un libro di queste immagini, ma purtroppo è morto prima di poterlo fare. A me sono rimaste queste tavole di zinco e allora le ho fatte stampare e ho pensato di metterle dentro per illustrare, perché in fondo le bambole in cortile sono la bambola che la Cici non avrà mai, ma è il suo sogno, no, di avere la bambola. Per giocare con le altre bambine giù in cortile invece di essere rinchiuse in un istituto, capisci? O in più istituti. Ed è questo che, anche perché, avendo dedicato il libro a mio figlio, volevo che ci fosse la voce della mamma e l'immagine di suo padre. Che E bello. quindi. E poi mi sembra che vadano bene. Col libro, no? Ci stiano, si capiscano. Su Assolutamente, questo tratto infatti. gentile, delicato, un tratto a penna, mano libera, proprio senza mai staccare la penna. Mi piace, mi piacciono molto, perché hanno poesia. E io ho cercato di fare i racconti conservando la poesia, insomma. Erano poetici in se stessi come racconti, non perché io ce l'ho voluta mettere, però. Stando attenta a non esagerare, a non. Quale ti ha colpito di più? A Quale hai me, letto? sinceramente, le cose che scrivi, questo ultimo, non ho avuto ancora occasione, ma tutto il resto che hai scritto l'ho letto molto attentamente. Già prima del nostro primo incontro avevo letto qualcosa. E io trovo che
c'è una asciuttezza nel tuo modo di scrivere che è veramente bella, nel senso che è come te, cioè è estremamente essenziale e sincera, molto Eh sì, sincera. perché è inutile lagnarsi oppure insistere sul lamento, sul no, è già scritto e il lamento casomai lo sente quando uno ha finito di leggere, come c'è quella della bicicletta che io amo, che lei va in bicicletta con Andrea, a un certo punto mette il piedino, muove le gambe, mette il piedino nella ruota, viene preso dalla ruota, un dolore lancinante. Andrea la mette a terra, le libera il piedino e lei con i lacrimoni del pianto di questo piedino martoriato che ha girato nella bicicletta, sono in piena campagna su una strada, in campi a destra e a sinistra, da una casa, finestre aperte, esce la voce della radio che dice: oggi caduti sul campo Luciano Andreani, Luigi Bosisio, mettiamo. In ordine alfabetico i nomi dei caduti in guerra. Quello ricordo per me, gli dicevano alla radio i nomi dei caduti, di quelli, dei ragazzi e dei giovani morti durante quella giornata, durante la guerra. Era infatti il 1940 e il Cicci aveva 4 anni. E non l'ho dimenticato mai, come non ho mai dimenticato e per cui mai mangiato le lumache. C'è un episodio che parla delle lumache, pure il dentista, c'è sempre un pochino uno spauracchio, no? Che poi rappresenta il dolore, che poi rappresenta, ma reale. Infatti io odio i dentisti ancora oggi. Ecco, siccome sono molto d'accordo con quello che diceva Giampaolo sulla l'asciuttezza della scrittura di Liu, a me ha colpito molto in questo episodio, diciamo, no? Perché il libro poi è diviso in episodi, in racconti, questo che si chiama Le voci del cortile, dove in sostanza a un certo punto le amiche vengono a chiamare Liu, chiedono alla madre di lasciarla scendere a giocare con loro. Lungo silenzio, il cuoricino di Cicci batteva come di corsa e poi la voce decisa della madre: Cicci dorme, e lo sbattere ostile della porta. Questo sbattere ostile della porta, Giampaolo, è come sentirlo, no? Nel momento in cui lo si legge. E racconta un mondo. Esatto. Tutto vero, tutto reale. Ah sì, beh, insomma, io non è che ho avuto, come dicevo prima, un'infanzia gioconda, allegra. O forse ho dimenticato io le cose gioconde e allegre, non lo so, ma credo che siano state veramente poche, perché io sono stata nei vari istituti dai 2 anni ai 12, battuta di qua e di là. Quindi. Io mi ricordo quando in ginocchio sui sassi, con le mani sotto le ginocchia, che era un castigo che ci davano le monache, a guardare il cielo e pregare perché la mamma non venisse a trovarmi perché mi tragliavano i treni. Io stavo a Selvino, sopra Bergamo, vicino a Bergamo. E quindi sentivamo gli aerei da lì, i sibili delle bombe. Quindi puoi immaginare, io col bisogno che avevo di mamma, pregavo il buon Dio che non la facesse venire. E quando quella rara volta che mamma poi ha deciso di venire, mi tragliavano i treni e si è nascosta con altri viaggiatori sotto al treno per evitare di essere Capito. impallinati, no? Dall'aereo che passava rabente sparando. Adesso si parla della guerra, la vediamo in televisione. Anni fa si parlava della Siria, anni fa si parlava del Kosovo, ma cavolo, ragazzi, io non dimenticherò mai quando ero in cantina, ho sentito tremare tutta la casa perché avevano buttato giù. Io ero all'8, hanno buttato giù il 10, la casa del 10.
Questa è la guerra, eh? Questa è la guerra. Infatti stavo dicendo, erano anche anni difficili, voglio dire, in questo paese. Certo, certo, però comunque le armi erano quelle, no? O in trincea con la baionetta o l'aeroplano che ti buttava giù le bombe. Adesso ti sparano i razzi da chilometri, migliaia di chilometri lontano e non sai chi se che arriverà in Sai testa che... o no. È cambiato anche il sistema e il metodo. Adesso ti ammazzano portandoti via acqua, luce, facendo morire un popolo di freddo. Anche questa è diventata un'arma. Ti rendo conto della perfidia, della... Mamma mia. Io lo dicevo stamattina a una mia amica, dicevo, guarda, io amo tanto la vita e vorrei vivere ancora a lungo, però questa società io non mi ci ritrovo proprio. Che ci faccio io qua? Che ci faccio io qua? Parlo ogni tanto, comunico i miei pensieri. Adesso lotto, tra qualche giorno vado a Castiglione del Lago a presentare bambole in cortile e poi mi hanno detto parlate di un premio, non so. Comunque vado e torno in giornata. Faccio queste cose, poi per il resto non mi muovo di casa, non esco fuori. Con i miei pomodori d'estate, con la mia cagnolina d'inverno, con il mio computer. E non dico che sono felice, ma sono tranquilla, sono serena. Però non devo girare la testa al passato, non la devo dire. D'altro canto, scusa, un vecchio non ha futuro. Quindi non ti permetti neanche di sognare, perché cosa cavolo vuoi sognare? Che magari una sera vai a letto, ti pigli un coccolone e non ti svegli più. Quindi, allora, del futuro non ti occupi, non ti preoccupare. Del presente. È privo di novità, è privo del presente, un presente tranquillo. Cioè, Però non ti forse resta te che il lo godi di più il passato. presente, no? Sì, ma se tu lo vuoi raccontare, cos'è? Ogni giorno racconti la stessa La cosa. stessa storia. Quindi l'unica cosa che puoi scrivere, scrivi del passato. Ad esempio, perché sono quasi sempre autobiografici i miei libri? Perché, ad esempio, tu mi dici, no? Scrivimi un libro su mia zia, sulla mia ragazza, su mia mamma. Va bene, però primo devo conoscere tua mamma, devo sapere come ha vissuto, che cosa pensa, che cosa sogna, che cosa spera, di che cosa ha paura. Allora posso scrivere qualcosa, ma come faccio io a scrivere un romanzo da tua mamma? Che devo scrivere, descrivere una fanciulla, ma io non so oggi che cosa prova una fanciulla, se sono gli stessi sentimenti che provava la fanciulla di 60 anni fa. Forse anche in un altro modo hanno, no? Perché noi ci scrivevamo lettere, aspettavi col palpito le letterine che arrivavano. Adesso fanno tu bubbo ed è Messaggino fatta. e via. Hai capito che tristezza, però. Avevamo l'amica di matita, che è quella che ti scriveva da lontano. A proposito, non me lo ricordo, tu dove sei e tu Giampi dove sei? A Torino tu? Io sono a Torino. E invece Ah, sono tu in a Torino. Toscana. Toscana e io nel Lazio. Vedi che roba? Facciamo una Bello però. triangolazione perfetta. Io però non posso esimermi dal farti due domande che mi sono Dimmi. rimaste dentro. Dimmi. Una è una curiosità, però ovviamente rispondimi se ritieni. Io vorrei sapere chi è Adua, perché lei non la conosco e non so quale parte. Adua, i primi anni che mi chiamavano Adua, perché mia mamma mi aveva raccontato una gran balla, oppure innocentemente, aveva detto che mio vero papà era morto ad Adua, giù nelle colonie, e allora mi chiamavano Adua. Poi Adua sei liberata, c'era la canzoncina, no? Adua sei liberata, tararara, noi, insieme a Faccetta Nera, quella roba lì. E allora ho detto, non ho risposto più, quando mi chiamano Adua non ho risposto più, e allora sono tornata a essere Ciucci. Ma Adua era solo questo, perché poi in realtà mio padre è morto quando io avevo già 5 anni. E mi ha fatto una morte così cretina, perché era pittore, c'era la guerra, ha messo un pentolino del latte sul gas, si è addormentato, il gas ha bollito, ha spento la fiamma, il gas ha continuato a uscire e lui è morto. Però non viveva con noi, avevo seminato mia mamma per
per non dare dispiacere alla sua di mamma, no? Alla propria madre, la propria madre ha detto scegli me o lei, e lui non ha scelto né mia mamma né la sua mamma, né la sua. Ed è andato per i cavoli suoi ad Anghiari, Anghiari, non so come si dice Anghiari o Anghiari, come dite voi? Penso Anghiari. Anghiari. E quindi niente, Adua è nato per quello, non so perché, lei mi ha sempre detto perché papà è morto ad Adua, ma poi dopo mi risulta che non è così, non so. E la seconda domanda che volevo farti, volevo chiederti, quella bimba che pregava che la madre non andasse a trovarla perché mitragliavano i tremi, pur avendone un feroce bisogno, il suo bisogno d'amore poi nella vita dove l'ha portata? Che posto ha avuto per te l'amore? Abbiamo molto parlato nel nostro primo incontro della tua arte, hai ripercorso con la tua carriera, ma l'amore che posto ha avuto per te e che posto occupa oggi? Ma l'amore no, ha sempre creato un grande posto dentro di me, però è un amore collettivo, un amore per la natura, un amore per le persone, un amore grande che allacciava un po' tutto. In quanto amore per un uomo, forse devo dire che non ho amato molto. Non ho amato molto. Magari mi innamoravo, ma l'innamoramento non è l'amore, che intendo io l'amore, è un'altra cosa. E poi spesso durante l'innamoramento si sgonfia tutto, no? Un gesto, una parola sbagliata, ti cade tutto il patrimonio che avevi costruito prima, no? Ci vuol poco. Io il mio ultimo compagno l'ho lasciato per un gesto che è difficile da capire. Cioè eravamo a tavola, mamma, io e lui ha finito il secondo, ne stavamo ancora mandando il secondo, lui si è alzato, ha preso una mela, l'ha lavata, è andata al lavandino, l'ha lavata e si è messa a mangiare la mela. Non ha avuto la discrezione di aspettare che noi finissimo il secondo per poi mangiare la frutta tutti insieme. Ecco, io mi sono detta, questo è un egoista, un po' stupido nonostante le sue due lauree, non sono servite a niente. È bastato questo. Poi, se vuoi, ho continuato a soffrirne, però avevamo casa a Trieste assieme, non mi sta peccato. Perché questo è sintomatico, insomma, è che ti mostra che è una persona, no? E poi non vorrei scendere nel particolare, perché questo programma probabilmente lo sentono in molti, ma secondo me un buon piano di conoscenza è talamo. Se studi un po' il talamo e la vita tua nel talamo, ti rendi conto, e dell'altro ti rendi conto che è l'altro. Sei un egoista, sei un dominovo, sei dolce, sei tenero, sei sadico, no? È una piattaforma straordinaria il talamo per conoscere una persona. Se va a dire che io ho fatto molte prove. Hai capito? Ma essendo una donna libera sola, ho detto perché no? Prendo quello che mi piace. E ti piacerebbe oggi innamorarti? No. Non neanche dell'ultimo compagno, no. Forse ero più innamorata dell'idea di avere un innamorato che l'idea di... No, anche perché per me amore è generosità, è dedizione, è lealtà, è veramente tutto, no? Non posso concepire, ti amo però mi piace tuo fratello, vado con tuo fratello, cioè no, non sono così. Io sono castissima durante un innamoramento, sono la donna più fedele di questo mondo, finché dura, per carità, appartengo solo all'altro e l'altro appartiene a me, siamo una cosa sola, un francobollo su una busta se vuoi, ma se sono sola
la busta la spedisco, metto francobollo dove voglio, insomma, capisci? Non mi faccio scappare niente di quanto mi colpisce, e non sono facile ad essere colpita, questo è anche vero. E invece lì la maternità... Sono molto selettiva, capito? Molto selettiva. Sono stata molto selettiva. Invece di la maternità per te che cosa ha significato? Che cosa? La maternità. Diventare la maternità. Madre. Sì. La maternità. È così lontana. Posso dirti negli anni che ha significato. Ma allora ero troppo giovane, avevo 20 anni, non mi rendevo neanche conto. Mi piaceva avere il bambolino tra le braccia, non era un po' come giocare alla bambola. Non avevo questa cosa. Invece poi col tempo ho capito che cos'era, perché è una tale sofferenza. Una tale sofferenza. Una macina. La responsabilità. Che forse hai sbagliato qualcosa se lui ha preso una strada diversa, no? Forse hai sbagliato qualcosa tu. E io mi sono sentita dire mi hai abbandonato, ma io dovevo lavorare, no? Se avessi fatto l'operare, l'avrei messo in un nido tutto il giorno, oppure una badante, se c'avevo i soldi per pagarla, o una nonna, se voleva tenerlo, ma comunque, io sarei andata via alle 7:30 del mattino, sarei tornata alle 6 della sera, anche perché nel frattempo avrei dovuto fare la spesa, poi cucinare, e poi quando stai con tuo figlio? La domenica? La domenica c'è un cumulo di roba da lavare, da stirare, da la casa da pulire. Quando stai con tuo bambino? Parlo di me operaio. E invece col teatro io me lo finché ho potuto me lo sono portato appresso. Però comunque la mia maternità si è espressa quando segnavo 40 di febbre di dolore, termometro del dolore, quando segnavo 41, ecco, quella era la mia maternità. E io ho sempre detto, sono pronta a non rivedere mai più mio figlio nella vita. Parte per l'Australia e non lo vedo più, ma so che sarà felice. Ecco, io questo baratto lo farei subito. Questo credo sia la maternità. Vedere la felicità del proprio figlio. Ma sapere oggi che comunque non è felice. Che non lo è stato. Come io non lo sono stata. Beh, è una grossa responsabilità, io mi accollo la responsabilità, però non so neanche dove ho sbagliato, nella scelta del mio mestiere. E se avessi fatto qualche cosa d'altro sarebbe stato uguale. Forse te l'ha detto per punirti, mi hai abbandonato, che poi stava con i nonni, insomma, no? Io ho fatto per anni il lunedì e di riposo, no? Sabato sera, la domenica due spettacoli, pomeriggio sera, cuccetta per trasferirmi o a Milano o dove, per stare il lunedì con lui e il lunedì sera prendere la cuccetta per essere il martedì a recitare a Roma o a Napoli o dov'ero. Per anni ho fatto questo. Oppure le vacanze di Natale, Pasquale tutte con me, nelle estive tutte con me, però evidentemente un bambino non basta. E poi è un bambino senza padre per lo più, per cui capisci? Tutto quello che è successo dopo è anche comprensibile. Quindi io ho ancora questo carico da 90 sulle spalle. Cerco di non pensarci. E che mi fa? Ecco, ad esempio, mio figlio mi ha detto Capodanno vieni da me, vieni a Natale vengo a casa tua, e Capodanno vieni da me, vieni a casa mia. Stiamo insieme, poi dopo vai a casa quando vuoi. Dico va bene. Poi è andato a finire. A Natale è venuto solo a pranzo. Perché il Capodanno ha detto, ma guarda, sono stato invitato in una villa 3 o 4 giorni. E quindi la mia maternità la esprimo dicendo va bene, vai, divertiti, fa niente se io sarò qua con Mogone. Come vuoi che si esprima una madre? Così.
ingoiando spesso, sorridendo e per nascondere qualche lacrima magari, no? Tra l'altro ho letto, ma non so se è una di quelle notizie non attendibili che ci sono sul computer, che lui in parte ha ripercorso le tue orme come artigiano, anche lui ha fatto qualcosa nel mondo dell'arte, oppure è una notizia falsa. Stai parlando di Luca, mio figlio? Sì, sì. No, mio figlio ha cominciato da bambino, ha debuttato nei 6 personaggi in cerca d'autore e faceva la bambina, vestito col vestitino da donna, siamo andati in Germania, siamo andati di là. E poi dopo ha fatto del doppiaggio, e poi quando aveva 16 anni l'ha voluto Carmelo Bene, per fare un paggio, perché mio figlio era bellissimo, aiutami a dire bellissimo, avevo il codazzo di uomini e di donne appresso. E c'ho una foto qua, mi prendo quella foto, vi faccio vedere mentre... Arrivi? Vediamo un po', come la devo mettere? Verso la telecamera? Davanti a... ecco. La vediamo? Sì. Qui aveva 16 anni. Bellissimo davvero. E poi dopo Branciaroli che faceva Romeo, mentre Carmelo faceva Mercuzio, se ne andò, e per cui in 448, in giro di 3 giorni, Luca lo sostituì. E quindi portò in giro con la Lerici, che era la figlia di Lerici, l'editore, portò in giro questo Giulietta e Romeo. Romeo era Luca, mio figlio. Poi hanno fatto l'Otello, dove lui faceva Cassio, eccetera. Poi dopo si è rotto le scatole e l'hanno annullato. Che stai pensando? E insieme però non avete mai avuto l'opportunità di recitare? Beh, quando lui ha debuttato come bambina, io facevo un'attrice giovane dentro lì, capito? Ah. E poi no, abbiamo fatto una cosa in televisione con Daniele Danza, non so se il nome vi dice qualcosa, un grosso certo. Regista televisivo. Dove, guarda caso, io ero la moglie di Lando Buzzanca, e eravamo una famiglia operaia con un bambino piccolo, e il bambino piccolo era mio figlio, e aveva una battuta, doveva dire mamma ho fame, e la disse esattamente il momento giusto durante la registrazione, anzi erano dirette allora, la disse esattamente al momento giusto, mamma ho fame, tirandomi la gomma, perché eravamo una famiglia povera, insomma. Perché era con Lando Buzzanca. Che ci ha lasciato in questi giorni, che è scomparso in questi giorni. Poi l'ho rivisto tempo fa. Ah, scusa, sono diseducativa, se fumo. È meglio di no. L'ho rivisto qualche anno fa nella saletta di un doppiaggio, dove c'era un piccolo bar, io sopra lì, lui si sedette lì, ma non mi salutò, e io lo lasciai stare, insomma. D'altro canto erano 50 anni che non ci si incontrava, insomma. Ma lui ha riconosciuto me, io ho riconosciuto lui, però non lo so, una forma di forse di timidezza reciproca, oppure chissà. Il passato uno non ha sempre voglia di tirarlo fuori. Perché io l'ho conosciuto quando però non era nessuno, capito? Degli attori con cui hai lavorato, chi è che ti ha lasciato il ricordo più bello? Che domanda. Sai che non lo so. Perché io ho sempre fatto vita per conto mio, che non legavo, non lo so.
o io non piacevo loro, o loro non piacevano me. Anche quando siamo stati a New York, io mi ricordo, io ero sola. Una volta mi hanno detto: senti, vuoi venire domani mattina a darle? Mandiamo fare un giro a darle. Sì. A mezzogiorno ci troviamo giù nella ora. Ok. Arrivo nella ora e andati via mezz'ora prima tutti senza di me. Quindi, cosa vuoi che ti dica? Io ho sempre tagliato la mia legna fuori dal bosco. Ovunque io vada, io ho amici in più o meno in Europa. Ma sempre al di là dell'ambito teatrale. Non... Io ho ancora gente, Michelle, ad esempio, che adesso sta in America, che l'ho conosciuta nel 70, ci sentiamo regolarmente ancora oggi. Franco, un altro amico mio, al 64, l'ho sentito 2 giorni fa. Però nell'ambito teatrale io non ti so dire né uomini né donne. Anche con Mariangela che eravamo legate, però poi alla fine... Io ho molto rispetto dei ritmi dell'altro, no? E quindi i suoi ritmi la portavano lontana da me, io ho rispettato, io non sono una che insegue nemmeno, no? O ci si incontra a metà o... E quindi per dirti l'orrorando curioso, dormivamo nella stessa camera, eravamo legate. Ma poi la vita evidentemente l'ha portata più in là, o la Paola Gassman o quello che... Ti pare, ma ognuno ha la propria vita, capito? Non è necessario, anzi io ti dirò che a me una volta ho fatto uno spettacolo nel cabaret, una serata speciale per gli architetti, erano tutti architetti, a me fece una tale impressione che l'ho scritto anche in un libro. Cosa vuol dire? Oppure la riunione degli attori, la riunione dei condo, vabbè, hanno degli interessi in comune, ma non lo so, a me queste cose qui a me piace stare tutti misti, no? Ognuno porta la propria esperienza, l'operaio, l'architetto, la domestica, la portinaia, la ricamatrice, la dottoressa, no? Allora c'è uno scambio, ti puoi informare e puoi imparare qualcosa, ma fra attori, che ci raccontiamo? Ci diciamo a quel regista, a quell'attore, però quel giorno ha però, sai, gossip. Ma non interessa, non ci avrò la puzza sotto il naso io, non lo so, darsi, che non mi so adattare. Ve l'ho raccontato quella volta, l'ho messo in un mio libro, quello che uscirà a marzo, sai, esce il libro nuovo mio, marzo-aprile, primi di aprile, La signora della Casa Rossa si chiama. E c'è un episodio che io ho raccontato, dal vero, che Vittorio Gassman aveva preso a Nolo o comperato, adesso in particolare che non so, un seminterrato che aveva nominato A2 o A1. E dove si facevano tutti i martedì una riunione di tutti quelli che erano interessati ad andare. Per cui... C'era l'attore, c'era lo scrittore, c'era Tullio De Mauro, mi ricordo che fece una conferenza bellissima dentro lì. E ognuno raccontava il suo lavoro, ognuno raccontava, faceva la sua happening, per intenderci. Ma c'era un casino, un vociare, parlavano tutti insieme, una cosa. E un giorno, una sera Vittorio mi dice: senti, Liu, ma... Tu non parli mai, ascolti, ma non hai una tua happening, non hai un tuo desiderio. E io ho detto, sì, io ce l'ho, un desiderio che può diventare un happening. Dice, dimmi che cosa. Dico, ma sei sicuro? Ma parla. Vorrei 10 minuti di silenzio, assoluto. Ha battuto le mani, dice, l'happening di Liu è questo, 10 minuti di silenzio assoluto che nessuno piace. Ora tu immagina una stanza con tutte le sedie intorno ai muri, con tutti questi qua che la parola era il loro arnese, no? O di persuasione o di
come medico, come antropologo, come ti pare, no? Come oratore, obbligati a stare zitti per 10 minuti. Allora io mi divertivo a guardarli, perché esiste il linguaggio del corpo. E uno si allacciava una stringa improvvisamente che era allacciatissima, però la slacciava per riallacciarla, un altro si grattava, un altro guardava in giro, un altro rotolava una sigaretta, ma non si poteva fumare lì dentro. Insomma, un disagio che io me la sono goduta nel mondo. E poi alla fine dello scadere è stato un boato, è venuto Vittorio e mi ha detto: ho capito che cosa volevi, hai ragione, passa lunedì da me, che ho una parte per te. E ho fatto nulla tenente o direttrice. Ecco, per dirti, le riunioni come le considero io, no? Quindi chi prediligo? Sordi. Adesso che ci penso, sordi, ma non è teatro, è cinema. Sordi, quando abbiamo girato il Tassinaro, una parte l'abbiamo fatta negli studios e con tutti questi 6.000, no, che dovevano illuminare l'interno della macchina. Nota che era agosto, si soffocavano e non c'era mai luce abbastanza, allora carica altri 6.000, era un forno. E io cominciai un po' a sentirmi male, però non lo detti a vedere, perché dicevo: se resiste lui, posso resistere anch'io, no? Lui non muoveva un muscolo. A un certo punto lui si girò e mi vide, si chinò verso destra, prese un giornale che evidentemente aveva lì a fianco, si è girato e ha cominciato a farmi vento col giornale, per farmi respirare. Ecco, io questo non lo dimenticherò mai. Vuol dire che avevo un cuore gentile e un'anima delicata, il nostro Albertone, capito? Io non l'ho mai dimenticato, ogni volta che ci penso mi commuovo. Perché un gesto così, manco la mia mamma me l'ha mai fatto, mai capito. Che bellezza, che bello questo ricordo che ci ha regalato Liu. Senti, io direi, quando uscirà il nuovo libro, no, Giampi, la reinvitiamo, no? Assolutamente, lei è di casa. Assolutamente, sì. Tanto io sono qua. E allora appena esce ci sentiamo e ci rivediamo più che volentieri. Intanto ricordo che... Magari me lo recensite. Esatto. Assolutamente. Assolutamente sì. E ricordo intanto Bambole in Cortile, edito da Bertoni, Liu Bosisio. Io lo consiglio... a tutti coloro a cui magari piacciono i ricordi, per l'appunto, i ricordi di una certa epoca, in Italia soprattutto, ma lo consiglio perché sembra un ricordo così vivido, no? Nella mente di un'autrice come Liu, che veramente è commovente. Nel momento in cui prima chiedevo appunto a Liu cosa significhi scrivere un libro alla sua età, parlando della sua infanzia. 87 però fra 32 giorni. Tra 32 adesso giorni. Adesso sono ancora 86. 86. Ah, senti Fabio, non ti ho detto un'altra cosa, che dopo questo libro ne è uscito un altro con un'altra casa editrice che si chiama Incontri Dolci e Amari, e sono tutti racconti quelli. E si divide in quattro cose: i racconti crudeli, i racconti della fantasticheria, e poi c'è un'altra cosa che non mi ricordo, e poi alla fine è invettive. Ti ricordi che nell'altra cosa parlai di bestemmie non dette? Ecco, e lì ci sono tutte le mie invettive, e lì parlo proprio io, no? Mi sfogo. Ecco, Incontri Dolci Amari, costa pochissimo, mi pare 10-12 euro, perché è basso. Te lo dico perché se hai voglia di leggermi. Assolutamente sì, e anzi noi mettiamo sempre anche i titoli e i link ai libri nella descrizione della puntata.
Ah, ma lo sai che poi a noi autori ce ne danno due, tre. Se no tocca comprarli. Eh? Certo, ovvio. Dobbiamo comprarli anche noi. Che scherzi, mica vorrai delle copie del tuo libro? Insomma. Certo, certo. €1,50 a copia. Senza le tasse quando ti va bene e quando te li danno. Pensa. E qui dovremmo aprire un capitolo o un capitolone, questa cosa qui. Uno ci mette tutta la vita per arrivare a scrivere quello e poi vi viene pagato, vabbè, insomma, lasciamo stare, queste sono le leggi italiane. Liu, noi ti ringraziamo immensamente per essere stata qui con noi oggi e appunto ci rivediamo appena esce il nuovo libro. Va bene, senz'altro, ti faccio un grosso abbraccio, Giampi, anche a te ti abbraccio e adesso anch'io. Mi fumo la sigaretta che ho aspettato, che ho spento, che... per non dare il cattivo esempio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie ciao, se mi ascolterete e se mi avete ascoltato, grazie, ciao ragazzi, ciao. Giampaolo, io starei ad ascoltarla per ore, Liu Bosisio, anch'io. È veramente una fonte di grande ricchezza interiore, no? Se vogliamo. Lei ha la capacità di trasferirti il fatto che... perché è importante? Perché in una trasmissione che si chiama La ricerca dell'anima, lei riesce a trasferirti il fatto che ha un'anima grande, è un'anima sperimentata sul campo, cresciuta sul campo. Esatto. E allora, detto questo, io... direi che senza troppi giri di parole ti do l'appuntamento alla nostra prossima tappa e ti mando un grande abbraccio. Non mancherò. Ciao Fabio. Ciao Giampaolo. Ciao. Alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.